Buongiorno, ore 4:30, stiamo andando a Stazione Termini, direzione Milano Centrale. Oddio, io c'ho lo zainetto stamattina, non sono abituata. È la prima volta che parto con lo zaino. L'ho tanto snobbato sto zainetto, invece poi alla fine è comodo. Siamo alla stazione Termini. Siamo in anticipo dei 40 minuti. Io ho detto a lui, c'ho un po' di paura a camminare a quest'ora. La stazione è surreale. Posti 27, 28 e 31. Non ci credo. Io pensavo che partivamo con quello, invece partiamo con questo. Io pensavo che partivamo col freccia rossa, invece partiamo con questo. Cesso. Stiamo partendo. Milano Cotoredo, Milano Centrale. Avendo cura di recuperare bagagli ed effetti personali. Ehi là, siamo arrivati a Milan Centrale. Milan, Milan. Guarda che faccio. Adesso da qui andiamo a Lodi. A Lodi. Giusto, Gio? Lodi. Regionale 21:46. Abbiamo cambiato un altro treno. Madonna, sta luce gialla mi fa pietoso. E abbiamo rischiato di perdere il treno. Questo è il vlog degli scambisti. Stiamo prendendo un altro treno. Detto così è proprio una cosa ambigua, eh. Un viaggio da scambisti, picco di visualizzazione. Capirai. Altro treno. Madonna, ma io davvero ho sta faccia come nella realtà? Cioè, davvero so gialla così? Di sì, vedo no. Ma per me è in Italo. In Simpsons. Sto morendo. Oh mio Dio. No, ma non sei gialla dal terrificante. Allora, siamo arrivati a Lodi. Ma io perché sembra che ho due bozzi? Io il sportelletto lo chiude. Guarda. È il vlog scambisti. Ma c'ho due bozzi. Allora, a parte i scambisti, siamo arrivati a Lodi. E adesso aspettiamo una macchina che ci porta a... Ah, ma io ancora non gli ho detto niente, ragazze. Vabbè, però ve lo dico dopo con calma. Perché voglio ancora dare il segreto. Aspettate perché devo riprendere una persona. Però sta vloggando. Il vlog nel vlog. Salve. E sicuramente voi già la conoscete perché comunque no, lei è super conosciutissima. No, non è vero. Come no? Sono una gamberta, non la conosco io. Arianna, il canale è? 141 Ari. Se non la conoscete, giù il link nell'info box. Ecco, se io sono scocciata, lei sta peggio di me. Comunque dopo vi dico quello che dobbiamo fare perché ancora non ho detto niente. Tu l'hai detto? Ho fatto la misteriosa. Anche io. Ah, brava, hai fatto. Sapete brava. Che c'è? Proprio non vi dico niente. Peccato. Ok, dopo 8.000 treni siamo su un taxi. Arriveremo a destinazione. Arriveremo che già sarà ora di tornare a casa, però ce la faremo. Con il rischio che potremmo perdere il treno, vero Giorgia? No, non ci sarà questo rischio, non mettetemi ansia. Giorgia, vuoi dire il nome del tuo canale, visto che anche tu sei una youtuber? È Giorgia Mitch. Giorgia Mitch. Mitch come quello di Baywatch, eh? Non c'hai i pettorali di Mitch, però c'hai le pompe. Che sono meglio. No, perché si fa salute giù, no? Sono le 8? 8? Ma che ora so? Quasi le 8. Stiamo partendo da Milano Centrale. Arriveremo a casa a mezzanotte circa, vero? Comunque vi dicevo prima, attenta Gio, prima abbiamo vloggato male poco. Lei su YouTube la trovate come Giorgia Mitch, come Mitch Buchanan. È molto carina, fa video beauty, sono in zona a fuoco. E oltretutto è molto simpatica, quindi sicuramente vi piace, like. A me mi trovate sul canale come Lilian of Fear. Sto ma sto spammando. Allora non potete capire, è successa una cosa assurda, praticamente un pazzo ci ha aggredito verbalmente sul treno perché abbiamo cominciato a chiacchierare e questo ha cominciato a non mi hanno fatto fare l'uomo primitivo.
Ragazzi, io sto leggendo una cosa seria, non come voi che parlate solamente di cose scuri, bravi. Questi cavoli. E comunque ci ho detto, siete di qua. Ragazzi, mi avete capito? No, esiste. È un altro, esiste, ma è un altro, non è lui. Questo qui è... Ma perché lui ti ha detto sono... Cioè lui si è un doppelganger. Oh, ci abbiamo un doppelganger. È il posto che lui ha detto. Questo ci ammazza e basta. Riccardo, attenta. Dopo gli scambisti abbiamo rischiato la pazzia. Cioè, questa è una no, all'uscita io sto con voi, sì. Ti sto a dire, ma che sei scemato, vieni con noi, per forza. No, vabbè, raga, un po' di tega di poco lo spiego meglio, ma... In pratica si sta a fare... sta andando a Roma a piedi, perché sta pure che sta a fare indietro. E c'è detto anche il libro, ma in realtà lui l'ha incastrato apposta. Dove stava, leggendo. E quindi, niente, mo se è perso, credi di averlo perso, ma secondo me... Là e sta avanti indietro, non so chi sta cercando. Ha detto io vi denuncio, secondo me sta senza bieto e sta a fare sta storia per forza. Non solo, prima è arrivato ci siamo accorti che era così. Poi ha detto ci ha cominciato a prenderci a parolacce, noi pensavamo scherzava. Ma ragazzi, lui si finge un professore vero? E questo è un professore con i contro cavoli. Ok, allora praticamente lui ha detto io sono e ha detto nome, ma lo si può dire? No, lui ha detto il nome e cognome, mo Giorgio, andate a vedere. Ci cozza un po' con lui. È un professore, ma si sta fingendo di un'altra persona. Che cioè, è un professore eccelso. Questo è un professore eccelso, ma c'è la foto ed è un'altra persona. C'è un sdoppiamento della personalità, sì. Abbiamo un doppelganger. Sì, ragazzi, guarda che grave. Questo si crede veramente altre persone. Ragazzi, questo, io veramente, io queste cose le attiro. Sì, lei attira gli squilibrati. È da stamattina alle 4 che glielo dico. Dice che non è vero. Praticamente ha un'ora e mezza da... Dove stiamo? Un'ora e mezza dal rientro abbiamo rischiato di venire denunciati, uccisi. Stavo perdendo il treno perché io pensavo fosse alle 20:20. È vero, sì. Invece era alle 8, no, praticamente no, 20 minuti più tardi ci faceva partire. Comunque meno male c'era il destino, non visto? Ma tutte erano alle 8. Quante cose ci abbiamo da raccontare su questo viaggio, Giorgio? No ragazzi, ma questo qua, questo professore è veramente un mostro, cioè ha studiato pure in America. Ha studiato anche in America questo professore, cioè lui vorrebbe proprio essere lui, capito? È grave. È gravissima questa cosa, ragazzi. Aspetta un attimo. Sono proprio pieno di emozioni. E qua, ciao Giorgia! Ciao! Saluta! Ciao! Ragazzi, è mezzanotte quasi, siamo appena arrivati. Che cosa è successo? La cosa dopo è degenerata, no perché l'avevo già avvertita, la cosa dopo è degenerata. Ci hanno preso anche i documenti. Aspettate, ci hanno chiamato il controllore perché lui era deciso a denunciarci, il controllore è venuto, ci ha portato in un altro compartimento del treno, ci ha chiesto i documenti, questo continuava a strillare, intanto il controllore lo cacciava via, morale della favola, il controllore ha capito che questo non stava proprio tanto bene. Perché era già noto. Era già noto sul treno, insomma, morale della favola, lui ha cominciato a dire che noi avevamo rubato un libro. Lui in questo libro che cosa aveva fatto? La gente dietro l'ha notato, l'aveva sbattuto e chiuso dentro il suo sportello e l'ha lasciato lì dicendo che noi gli avevamo rubato il libro. Alla fine il controllore a noi ci ha lasciato andare e ha continuato a parlare con questo tizio. Quando poi il controllore è tornato, una ragazza che ha detto guarda che lui l'ha chiuso lì dentro, ha ripreso il libro, insomma alla fine della favola, la faccio breve, questo era già noto, già gli era capitato a questo controllore e praticamente era senza biglietto e aveva detto che il biglietto ce l'aveva nel libro che noi gli avevamo rubato, quindi anche se il libro era stato ritrovato, i ladri del biglietto eravamo noi. Però il controllore era multa, gli era tutta lo stesso. Cioè il bello è stato che il controllore alla fine stava nello scompartimento del treno a sganasciarsi da ridere con noi, perché comunque cioè, questo ha fatto un casino. Ci voleva fare, cioè, la multa, arrestare, cioè, voleva scomodare tipo i servizi segreti e quello ha detto, cioè, ma che cazzo stai a dire? Insomma, morale della favola, l'hanno fatto scendere prima dal treno e gli hanno fatto un bel centino di multa. E quindi, viva la giustizia! Comunque, questo vlog è stato pieno di emozioni. Ancora non vi ho detto però che sono andata a fa, però ve lo spiego nel prossimo vlog perché adesso non avrebbe senso. Sì, perde un po' tutto quanto, è stato un vlog ricchissimo di emozioni, ci siamo divertiti tantissimo. È una giornata lunghissima, considerate che sono 11:30 e siamo tornati siamo a Roma. Siamo in piedi dalle 4. Roma è Roma. Roma è Roma. No, niente, cioè, niente, cioè voglio dire pure Milano, sì, non è, per io carità. Poi non ho visto niente, l'unica cosa è che c'era manco uno sputo di sole. No, la cosa è che volevo andare a Duomo. È vero. Passiamo? Sì, così okay. Va un attimo andare a schiacciare le palle del toro.
chi è di Milano lo sa, facciamo un giretto. Ma non abbiamo potuto perché comunque è stata perché una giornata... Perché pensavamo che Giorgia aveva detto che c'era il treno alle 8:20. Invece Giorgia... Fatalità, così, ho preso il biglietto, abbiamo visto che invece il treno era alle 8:20-5. E comunque, meno male. Se conoscete Giorgia Micce, stategli lontano. Stategli lontano, perché stategli è una calamità. È una calamità per gli squilibrati. Quindi vabbè, io vi ho avvertito, poi fate voi, vero Giorgia? Mi perdonerai per questo. Comunque, a parte questo, la giornata è stata ricca, bella, fruttuosa, si può dire? Fruttuosa? Fruttuosa. Fruttata. Abbiamo conosciuto persone molto piacevoli, veramente. E poi vabbè, c'è stata la chicca finale dell'uomo buttato fuori dal treno. E multato. Questo vlog come lo chiamiamo? Il viaggio degli scambisti? Sì. Oppure il pazzo buttato fuori dal treno? E non mi dite che è clickbait. No, no. Perché è clickbait, ma è cliccato veramente. Questo cioè, è il viaggio degli scambisti. Questo viaggio di scambisti con il pazzo buttato fuori dal treno. Ok. Adesso vi salutiamo, vi diamo una buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Sta botta c'è, dovrebbe stare qui, no? O no, forse siamo andati ancora più avanti. Comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!